Grazie Presidente, grazie alla collega dell'annuncio, grazie Ministro. Purtroppo la vera sconfitta è la necessità di dover votare, come in una qualsiasi aula istituzionale del mondo, una mozione con gli obiettivi ben spiegati dal sottosegretario Sisto, perché purtroppo ancora ad oggi ci sono almeno 59 guerre e conflitti con migliaia di vittime l'anno, come il conflitto in Afghanistan, in Myanmar, nello Yemen, in Etiopia e in Siria, e con un numero impressionante di morti, sfollati, detenuti e di fame. E dal 24 febbraio 2022 è un'altra di quelle guerre che comprendi solo dopo che si è manifestata e ti rendi conto di quanto paura faccia. Ad oggi in Ucraina 4.560 morti e 5.691 feriti, senza calcolare le morti psicologiche e fisiche, conseguenza dell'atrocità satanica per il possesso delle risorse, per il possesso economico, culturale, religioso, demografico, possesso e supremazia, dove i trattati, le convenzioni, le promesse cadono al cospetto di atroci fini e vendette. Quando gli orrori della battaglia di Solferino nel 1859 spinsero Jean-Henri Dunant a costituire la Croce Rossa e dal 1864 ad oggi sono state sottoscritte numerose convenzioni di diritto internazionali, fino alle 4 convenzioni di Ginevra. La convenzione per i feriti e i malati in campagna, per i feriti e malati sul mare, sul trattamento dei prigionieri, sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Poi alle suddette nel 1977 si sono dovuti aggiungere altri due protocolli, protezione delle vittime di conflitti armati internazionali e non internazionali. E nel 2005, anch'essa sempre per necessità e sempre a Ginevra, un terzo protocollo aggiuntivo con un emblema e la necessità di adottare un emblema distintivo a seguito delle aggressioni proprio sulla Croce Rossa e sulla Mezzaluna Rossa. Ed in questo semplice e veloce excursus si comprende come la storia non abbia insegnato, non abbia fatto capire quanto atroce è la cattiveria umana, soprattutto in guerra. E non c'è mai una guerra giusta, e non c'è mai una guerra con un vincitore, perché perdono tutti quando a terra rimangono i morti o morti viventi come le vittime di stupro. Questi atti, crimini di guerra e contro l'umanità, sono la manifestazione dell'animalesco comportamento dettato dall'odio e dalla violenza e dallo sprezzo del nemico. Dovremmo fermarci a pensare quanto siano crudeli i minuti, le ore, i giorni di tali squallide violenze. Chi e perché commenta, chi e perché le commetta non avranno mai la giustificazione. Chiediamoci cosa resterà del corpo e dell'anima di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini violentati e stuprati e costretti anche a vedere. Con la vittoria viene il bottino, è stato un grido di guerra per secoli. Uomini internati nei campi di concentramento, torturati severamente, e le donne, soprattutto le donne, parte di tale sgradevole bottino. Ed allora occorre costruire una società in grado di non dimenticare e non pensare che bastino le parole di solidarietà e di compassione. Quando c'è una guerra si deve intervenire perché finisca e finiscano i lamenti di sofferenza fisica e psicologica. La storia va temuta e va rispettata, come quando richiedo che venga istituita per rispetto, mi permetta Presidente, la giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-44, meglio note con un nome che seppur infastidisca è storico e reale, ovvero le marocchinate. Davanti agli stupri più di 60.000 donne, uomini e bambini di un popolo italiano, quello ciociaro, il mio popolo, e davanti alle offensive intitolazioni in Francia di piazze e di vie, ai Goumier, soldati inquadrati nei CEF al comando del generale Juin, dobbiamo far valere il ricordo e la pretesa delle scuse, senza preoccupazione se venga urtato o meno il pensiero e il sentimento d'Oltralpe.
Presidente, mi permetto di sottolineare che non riconoscere questa giornata indicata nel disegno di legge 2281 significa che anche in quest'Aula oggi parleremo negando ed offendendo la storia e la realtà. E non è una sfida o un vanto, che non è certo desiderato, di un popolo, ma la disamina della realtà, il rispetto della sofferenza, il rispetto del ricordo, un ricordo indelebile anche con la eccezionale interpretazione della sublime Sophia Loren nel film La Ciociara. Ed è nelle scuole che si deve insegnare la storia e le conseguenze della guerra. Nelle scuole si deve far capire la forza della pace e la crudeltà della guerra. Occorre studiare la storia per non dimenticare. Ed oggi cerchiamo di spiegare ai nostri figli la storia dell'invasione in Ucraina, le cattiverie di un popolo conquistatore su uno conquistato. Cerchiamo di far capire quanta sofferenza e violenza sui corpi e sulla vita di un popolo possa portare la guerra. La Lega voterà favorevolmente la mozione, auspicando che la commissione preposta all'elaborazione di un progetto di codice dei crimini non sia uno strumento di sole discussione e partecipazione, e sperando che la Corte Penale Internazionale si adoperi velocemente e soprattutto marcatamente. Grazie Presidente. Grazie, senatore Rufa.